22 maggio, la santa delle rose, una delle sante più amate, la santa degli impossibili, Santa Rita d'Acacia, canonizzata, dichiarata santa molti secoli dopo la sua morte. Lei è morta nel 1447, il 22 maggio, ma è stata proclamata santa solo durante l'anno santo dell'anno 1900 da Papa Leone XIII, ma è unanimemente riconosciuta come una delle sante più pregate e più amate, soprannominata anche la Santa degli Impossibili, appunto perché le grazie che lei ottiene sono tante volte miracolose e impossibili da ottenere proprio nella immediatezza del giudizio che uno può dare su di esse. Dunque, lei era nata nel 1380 a Rocca Porena, nei pressi di Cascia, e dicevo prima che lei assomma nella sua vita tutte le vocazioni femminili, quindi sentiva la vocazione a consacrarsi, ma obbedì ai genitori che le fecero sposare un uomo che sì, la amava, però era un uomo violento, implicato in tante faide, liti e guerre, come era tipico di quei periodi del Medioevo, almeno nell'Umbria interna, dove appunto si trova Cascia. E questo marito, Paolo, gli diede due figli. A un certo punto egli fu ucciso in una delle sue beghe, in una delle sue faide con le famiglie rivali, e Santa Rita, che sempre aveva conservato una fede straordinaria, non solo perdonò gli uccisori del marito, ma siccome i figli volevano vendicare il padre, secondo un impulso umano comprensibile, ella pregò che se loro avessero dovuto macchiarsi, fossero dovuti diventare degli assassini, lei avrebbe preferito che piuttosto che i figli andassero all'inferno potessero morire. E Dio la esaudì. Naturalmente un dolore atroce squarciò il suo cuore, ferì il suo cuore di madre, ma rafforzò enormemente la sua vita spirituale, la sua statura interiore di donna che apparteneva a Dio. E lei è considerata proprio una delle patrone del perdono, che ci insegna con la sua vita, piuttosto che con le sue parole, proprio questa realtà del perdono, come dono di Dio che noi dobbiamo accogliere e dobbiamo mettere in pratica, se vogliamo essere veramente cristiani e vivere nell'amore di Cristo. E quindi era stata fidanzata, era stata sposa, madre, vedova, doveva coronare il suo desiderio di diventare religiosa, monaca, e lei amava il convento delle Agostiniane, ma naturalmente lei era conosciuta, non solo, ma era anche vedova. Per cui era difficile per le monache accoglierla proprio a un livello psicologico, perché avrebbe fatto parlare questa loro accoglienza, per cui loro prolungavano il tempo in cui riflettevano. E quindi ecco uno dei miracoli strepitosi che hanno accompagnato la sua vita. Una notte fu presa da Sant'Agostino, San Giovanni Battista, Santa Monica e San Paolo, e fu portata all'interno del monastero in brocazione, forse sarebbe meglio parlare del carisma dell'agilità, per cui lei entrò a porte chiuse dentro il monastero e le monache se la trovarono la mattina all'interno del chiostro e quindi la accolsero. E qui iniziò l'altra fase della vita di Santa Rita, di stretta unione a quella croce che aveva caratterizzato tutta la sua vita. Prima aveva dovuto rinunciare
a diventare suora da ragazza, aveva dovuto obbedire ai genitori, poi aveva perso il marito, poi aveva perso i figli, aveva perdonato. Adesso quella croce doveva viverla in modo mistico e quindi le fu donata la spina. E questa stigmata particolare sulla fronte. Questo dono la caratterizza e la contraddistingue anche sul piano iconografico. Quando noi vediamo una santa che ha una ferita sulla fronte, capiamo subito, magari che ha le rose in mano, capiamo subito che è Santa Rita. Tra tanti miracoli che fece nel convento, il miracolo della rosa, il miracolo della vite, che portò frutto, che fiorì, in modo veloce, in una stagione contraria, lei muore e nel 1457, ma quando nel 1450 lei si reca a Roma per il giubileo, siccome lei si vergognava, o meglio, per umiltà voleva celare quel segno della passione del Signore che aveva sulla fronte, e si domandava come avrebbe potuto fare. Il Signore gli disse: ti toglierò la spina tutto il tempo in cui tu andrai a Roma per fare il giubileo. E c'è scritta una frase nel monastero di Cascia che mi colpì molto. Chiesi all'amore: dammi una tua pena. Cristo rispose e le donò la spina. Santa Rita da Cascia, santa dell'amore, santa del perdono, santa della croce, santa delle rose, santa degli impossibili. Prega per noi, esaudisci chi ti prega con fede, aiuta e guarisci i sofferenti, gli ammalati, le persone disturbate dal demonio.